Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video, dove andremo a vedere come poter comprimere in QGIS un file GeoTIFF. Ci sono due tipi di compressione che vi spiegherò. Come prima compressione andremo a vedere la compressione con perdita, in questo caso chiamata compressione JPEG. In questo tipo di compressione il rapporto di compressione è più elevato rispetto alla compressione senza perdita, ma il file raster di uscita non avrà i valori dei pixel uguali a quelli del file raster originale. Quindi diciamo che è una compressione indicata per comprimere ortofoto, file di immagini satellitari o planimetrie scansionate, ma non dovrebbe mai, ripeto mai, essere usata per quei file raster che richiedo di mantenere i valori esatti dei pixel, tipo IDEM, DTM. La seconda compressione che andremo a vedere è quella senza perdita di dati, quindi compressione bassa e alta. In questo caso il file raster di uscita avrà i valori di pixel uguali a quelli del raster originale, quindi è la compressione ottimale per DEM, DTM o altri raster che richiedo di mantenere i valori esatti del pixel. Per farvi vedere la modalità di compressione JPEG, andremo a utilizzare un file relativo alla mappa catastale di impianto che ho già referenziato. Andiamo a vedere il file originale della mappa di impianto, è di circa 17 MB. Dopo la georeferenziazione, il file d'uscita è diventato ben 218 MB. Per cui noi vogliamo ridurre le dimensioni di questo file. In questo caso non ci interessa la perdita di dati, perché comunque nei pixel abbiamo solo il valore, in questo caso, dell'RGB, del colore, quindi a me non interessa, diciamo, il valore del pixel, ma mi interessa soprattutto ridurre la dimensione del file. Quindi il comando che andiamo a vedere è questo. Bisogna andare sotto, quindi, il menu raster, conversione, utilizzare trasformare, convertire il formato. Quindi lei un ingresso il file GeoTIFF. Come profilo andremo a utilizzare compressione JPEG. Oltre a questi due parametri che ci sono già di default, che noi potremo tranquillamente già far eseguire, per aumentare ancora di più la compressione andiamo a inserire due parametri. Facendo la più qua andiamo a mettere photometric con questo valore e poi un altro parametro tiled mettendo yes. Mettiamo il nome del file in uscita e lo chiamiamo con un JPEG finale e andiamo a fare l'esegui. Ecco qua il file. Innanzitutto andiamo a vedere la dimensione di quello nuovo. Ok, se guardiamo 13 MB e 4. Per cui guardate una cosa veramente una riduzione veramente grossa. Qui da 2,18 MB sono arrivato a 13,4 MB. Andiamo a vedere adesso la qualità, se ha mantenuto la stessa qualità del file originale. Ok, ci avviciniamo, questo è il file originale, diciamo. Andiamo a accendere quello nuovo, vedete che è assolutamente identico. Il
Quindi, dimensione massima del file e mantenimento ottimale della qualità. L'utilizzo invece della compressione alta, quindi una compressione senza perdita, come vi dicevo prima, viene utilizzata per quei file raster in cui devo mantenere il dato del PIX. In questo caso ho caricato un DTM in cui vedete che i vari pixel hanno un certo valore. Questo potrebbe essere una carta relativa alla precipitazione, a una mappa dell'incendio, a un DEM anche. Quindi la cosa importante che ogni zona, ogni pixel, ha questo valore. Adesso andiamo a fare un esempio utilizzando, ovviamente in maniera errata, la compressione JPEG e vi voglio far vedere quindi cosa succede. Quindi se io vado sempre in raster, conversione, trasformare e convertire il formato, DTM, metto JPEG anche senza mettere i parametri che abbiamo visto prima, lascio pure salva in file temporaneo e faccio esegui. Ok, adesso diamo al file nuovo la stessa range di colori, quindi faccio altro che fare un copia stile, un incolla stile. Andiamo a vedere adesso. Accendiamo quello nuovo e vedete come i file, diciamo i pixel, sono rovinati. Quindi impari tutte le zone, ho una perdita del valore del dato raster. La risoluzione rimane sempre quella originale, quindi in questo caso abbiamo 5 metri per 5 e anche in quello nuovo, come vedete, abbiamo un 5x5. Però proprio ad occhio dà l'impressione che il pixel sia sformato. Quindi questo è, diciamo, la prova che non deve mai essere utilizzato la compressione JPEG per questa tipologia di raster. Quindi cosa usiamo in questo caso? Per fare una compressione andiamo a utilizzare la compressione alta. Quindi cancello pure questo. Quindi vado sempre in raster, conversione, trasformare. Su profilo metto alta compressione, ok, diamo un nome, ok, quindi facciamo DTM alta compress. Esegui. Ok, tanto andiamo a vedere subito la dimensione. Allora, controlliamo la dimensione. Il DTM originale è di 12,8, quello compresso 353 K. Per cui vedete anche qui che abbiamo una compressione veramente notevole della dimensione. Andiamo a vedere adesso il discorso della perdita dei dati. In questo caso facciamo sempre copiamo lo stile su quello nuovo, andiamo a vedere una zona e vedete che è assolutamente uguale. Un'altra zona che ha mantenuto in maniera perfetta i pixel, per cui la compressione ideale per questa tipologia di raster è la compressione alta. Bene, ho concluso anche questo video, spero che possa essere stato interessante e vi aspetto al prossimo appuntamento. Ciao a tutti.